Sapete cosa è difficile ultimamente? Fare un'automobile che abbia carattere, che riesca ad attirare l'attenzione quando si va per strada. La C3 Aircross è un'auto unica nel suo genere, è un SUV compatto lungo 4,15 m, quindi non moltissimo, ma soprattutto che ha un design giovanile, che non ci mette molto a farsi notare. Nei nostri video la scopriamo a fondo in tutte le sue caratteristiche, in questo video però scopriamo invece che cosa mi ha colpito e cosa no. Il primo passo per rendere un'auto di carattere è rendere disponibile la personalizzazione, come ad esempio con quattro tinte per il tetto a contrasto con la carrozzeria. Non si nota subito, ma nei lunghi viaggi viene a galla questo difetto. Il sedile nella parte alta è scomodo, porta a stare inarcati, un problema che riscontreranno più che altro quelli alti. I sedili posteriori sono molto pratici, alcuni strumenti li rendono davvero versatili. Possono scorrere in avanti per modulare lo spazio di carico nel bagagliaio, possono essere abbattuti e così il bagagliaio, già piuttosto grande, diventa davvero enorme. Sulla C3 Aircross la frenata d'emergenza automatica e l'avviso di stanchezza del conducente sono sempre a pagamento, 250 euro anche sulla versione più ricca Shine. E poi i fari LED non ci sono, ci sono soltanto quelli alogeni. Uno dei motori migliori da scegliere su questa C3 Aircross è il 1.6 diesel da 100 a 120 cavalli, a prestazioni molto buone e consumi bassissimi. Ma su questa C3 Aircross non ci sono gli airbump, le protezioni in plastica che abbiamo visto sulle ultime Citroën, la C3 e la C4 Cactus. È un peccato perché sarebbe stato un tocco di originalità in più. Come dicevo all'inizio, ci sono ancora tantissime cose da scoprire su questa nuova C3 Aircross. Voi fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando, e non perdete i nostri video. Li trovate sul canale YouTube. Ci vediamo alla prossima su DriveK.